Sì, sono particolarmente lieto anch'io di prendere parte a questo che reputo un esperimento. E lo reputo un esperimento a ragione perché voi dovete pensare che in questo momento in Italia su questi temi ci sono poche persone che stanno lavorando e in particolar modo sul tema della declinazione, diciamo così, del patrimonio storico-educativo, poi vi spiegherò meglio che cosa intendiamo per patrimonio storico-educativo, nei confronti di una creazione, di una formazione, di una anche implementazione della professionalità docente, diciamo che in questo momento il panorama scientifico è piuttosto scarno nel nostro paese, diversamente da quanto per esempio invece accade all'estero. Penso soprattutto ad alcuni casi nazionali che noi conosciamo molto bene perché ormai intratteniamo ormai da alcuni anni dei rapporti diretti con questi centri di ricerca, che sono localizzati grosso modo proprio in Spagna, in Portogallo e nell'America Latina. Allora, per cercare di dar conto in qualche modo di come si possa utilizzare, no, la storia dell'educazione da un lato, anche se questo sarà più propriamente oggetto della lezione che vi terrà poi il professor Sani, e il patrimonio educativo dall'altro, per raccontare come si è evoluta, come è arrivata fino ad oggi la professionalità docente, io ritengo che bisogna cominciare innanzitutto a dare alcune definizioni che saranno utili a tutti poi per meglio comprendere quello che diremo nel corso di queste 2 ore di lezione, nelle quali vi annuncio che faremo una piccola pausa di almeno 5 minuti al volgere dell'ora per permettere a tutti di riprendersi e di magari anche digerire meglio tutti i contenuti che verranno di volta in volta trasmessi. Il primo concetto sul quale voglio fare il punto insieme a voi è il concetto di memoria educativa. Che cos'è? Cosa intendiamo per memoria educativa? Voi avete sentito parlare di storia dell'educazione, noi l'abbiamo detto. Io tutti gli studenti che ho avuto al primo anno al corso di storia dell'educazione, però non tengo più io, facevo una prima lunga lezione proprio sul significato, su che cosa intendiamo per storia dell'educazione. Ecco, quando noi parliamo di storia dell'educazione, anche se in Italia c'è qualcuno che ormai li usa come sinonimi, non intendiamo la memoria educativa. La memoria educativa è un'altra cosa, qualcosa di molto più complesso. E proprio per quello che vi dicevo prima, proprio per l'assenza in qualche modo anche nel nostro paese di una riflessione molto puntuale su questo e invece per la presenza in altri paesi come quelli che vi ho elencato di già alcuni studi pionieristici su questo, facendo riferimento proprio ad alcuni studi in particolar modo spagnoli e portoghesi, noi possiamo cominciare a dare una definizione di storia educativa, anche se anche all'interno di questi studi pionieristici la memoria educativa viene intesa con 2 accezioni che sono, come vedrete, come cercherò di spiegarvi, ben distinte. Allora, nella prima accezione possiamo dire che la memoria educativa viene intesa come forma individuale di riflessione sulla propria esperienza educativa, oltre che di ricostruzione identitaria. E guardate che per ricostruzione identitaria intendo proprio un'identità professionale specifica. Forma individuale di riflessione sulla propria esperienza educativa e di ricostruzione identitaria. Okay? L'altra accezione nella quale invece viene intesa molto spesso, sempre di più e in particolar modo in Spagna, e poi vi spiegherò perché, è la memoria educativa intesa come pratica. No, non sta aspettando, mi sono anche ridato. Come pratica collettiva di rievocazione del passato educativo. Ripeto, pratica collettiva di rievocazione del passato educativo, di un passato educativo che è passato educativo comune. Allora,
quali sono le parole distanze tra queste due accezioni, perché cerco di formalizzarle e poi di spiegarle separatamente l'una dall'altra. Beh, la prima accezione di memoria educativa vi dovrebbe già essere chiara, perché io ho saputo dalla professoressa Scienzi che voi dovreste aver già fatto, o comunque che è previsto all'interno del... Perfetto. Voi dovreste aver fatto attraverso il metodo narrativo all'interno del corso di filogino, aver analizzato le vostre esperienze individuali al fine di destrutturarle, ridurne in qualche modo, no? Ha un concetto chiaro di che cosa vuol dire fare educazione e quindi strutturare la vostra professionalità docente, quella che in questo momento per voi è in formazione, su solide basi scientifiche, diciamo così. Ecco, la stessa cosa è quella che in base proprio a questa accezione viene intesa anche la memoria educativa, quella, la prima della quale abbiamo parlato, no? Perché in sostanza anche all'estero ci si chiede quanto incide anche oggi sulla professionalità dell'insegnante la memoria di quello che lui ha fatto, di quello che lui ha anche dei processi educativi dei quali lui è stato attore primario nella sua fase formativa, ok? E questa è una componente molto importante. Già d'altronde lo psicologo americano Brunner, nel noto The Culture of Education del 1996, che è stato edito in Italia pochi anni più tardi, nel 2000, Cultura dell'Educazione, nell'ambito di una riflessione teorica sulla cultura pedagogica e sulle complesse dinamiche che presiedevano la sua formazione, analizzava l'incidenza, badate bene, di quella che lui definiva come la pedagogia del senso comune. Forse ne avete già sentito parlare, il professor Corsi di solito lezioni di queste cose parla, perché fa parte proprio dei suoi interessi anche. Però, che cos'è questa pedagogia del senso comune? Come viene declinata? Che cosa si intende per pedagogia del senso comune? Beh, noi potremmo dire che questa pedagogia del senso comune la dobbiamo intendere come quel patrimonio di convinzioni, guardate bene alle parole, di convinzioni, non formalmente raffinate, ma di natura prettamente intuitiva, inerenti logicamente ai processi educativi, non altro, presenti nel senso comune e che si manifestano, si presentano in sovrastrutture mentali che agiscono anche all'interno comunque degli insegnanti nel momento in cui vanno a svolgere il loro lavoro e che ne influenzano le concrete pratiche formative, la prassi educativa svolta in classe, erodendo in qualche modo, no? Smangiando, smussando quelle che sono le teorie pedagogiche formalizzate, che invece è proprio, diciamo così, il compito di un'istituzione come quella dove ci troviamo noi oggi, quella universitaria, di formare e di trasmettere. Sono stato chiaro? Concetto un po' complicato, eh? Se volete lo ripeto. Brave, questo bravi, anche se sono di solito gli uomini sono meno delle donne all'interno di queste aule, però mi piace insomma avere uno scambio diretto con voi. Se non sono chiaro ditemelo e fatemi delle domande, perché è la cosa che mi piace di più, oltre a stare di qua dal pulpito a dirvi, a snocciolarvi una predica. Allora, Brunner che cosa dice in sostanza? Io vi ho parlato di memoria educativa, vi ho parlato del fatto che comunque già voi vi siete in qualche modo resi conto, o credo che lo abbiate fatto, avete cercato quantomeno di rendervi conto quanto le vostre memorie educative, cioè quello che voi avete fatto, la vostra esperienza formativa, incide o può incidere concretamente sul lavoro che voi andrete a fare, ok? E questo è un primo dato di fatto. Su cui abbiamo detto all'estero, per esempio, stanno riflettendo molto. Per esempio, in Portogallo e in Brasile ci stanno scrivendo sopra
moltissimo. Addirittura esiste un sito che si chiama Memoria Educativa Venezuelana, che è proprio relativo a questi aspetti, ma anche marginalmente ad altri aspetti della seconda accezione che andremo a toccare. Dopo aver detto questo, sono passato a Brunner. E perché sono passato a Brunner? Perché Brunner, ad un certo punto, quando comincia a cercare di capire, fare una riflessione teorica su che cos'è la cultura pedagogica e come si sostanzia, come si realizza, dice: attenzione, noi non dobbiamo dimenticare che la cultura pedagogica non è fatta solamente di teorie, di idee pedagogiche formali, formalizzate, che vengono trasmesse attraverso un sistema formativo che in genere è, diciamo così, di carattere superiore, di ordine superiore, no? Come quello all'interno del quale ci troviamo noi. All'interno della formazione di questa cultura pedagogica c'è anche un'altra componente, che è quella che lui chiama della pedagogia del senso comune. E che cos'è questa pedagogia del senso comune? Ve lo ripeto, quel patrimonio di convenzioni, ve lo leggo perché è meglio ed è più, e poi magari lo analizziamo insieme. Questo è logicamente un sunto che io ho tratto dal testo di Brunner. Non formalmente raffinate, ma di natura intuitiva, inerenti ai processi educativi e presenti nel senso comune, che si manifesta nella presenza di strutture mentali, di sovrastrutture mentali, che influiscono sul pensiero pedagogico, che influiscono sulle prassi educative e formative svolte in classe, e che conseguente, erodendo carsicamente, permettetemi il termine, no? Come se fosse un fiume che continua a smangiare un pezzo alla volta queste teorie formalizzate, le teorie pedagogiche formalizzate, facendo diventare, logicamente, creando una cultura pedagogica diversa, più complessa di quella che... Cioè, diciamo così, per andare in soldoni, la cultura pedagogica che voi avrete nel momento in cui uscirete di qui sarà una cultura pedagogica che sarà solamente in parte quella che poi voi concretamente applicherete nel lavoro di insegnante. Perché nel momento in cui voi vi troverete ad andare in classe, a lavorare in classe come insegnanti, quelle sovrastrutture, quello scambio continuo con gli altri insegnanti, memorie educative che voi avrete della vostra formazione e delle metodologie di insegnamento utilizzate dai vostri insegnanti, eroderanno, smangeranno piano piano quelle teorie pedagogiche che avete così fresche in mente ora e vi daranno una cultura pedagogica diversa, non vi dico né meglio né peggio, diversa, pratica, concreta. È chiaro adesso? Sì. Boh. Bene, ce l'ho fatta. Allora, fino a qui Brunner. Allora, però, logicamente io vi chiedo, ma che ci azzecca la pedagogia del senso comune, questo patrimonio di convenzioni pedagogiche, con la memoria educativa? In realtà ho già risposto. C'entra? Sì. Più coraggio? C'entra. Perché c'entra? È la ricostruzione collettiva di un passato. È la ricostruzione collettiva di un passato, direi di più. Direi di più, è la ricostruzione spesso anche individuale di un passato che può anche essere collettivo, ma che in questo caso, nel caso di questa declinazione, la memoria educativa viene declinato solo individualmente, ok? Anche se è comune. Poi dopo al comune invece è la seconda accezione sulla quale noi lavoreremo sul senso di una memoria collettiva educativa. E allora passiamo a vedere che qual è questa seconda accezione di memoria. Prima o poi al patrimonio educativo ci arrivo, Prima al patrimonio storico educativo ci arrivo, quello del titolo, ma vedrete che anche la memoria educativa è parte di quel patrimonio. Anche se poi vi tirerò fuori un altro parolone che vi spiegherò per farvi capire la connessione tra l'uno e l'altro. Allora, qual è la seconda accezione di memoria educativa? Noi abbiamo detto che la memoria educativa, la seconda accezione di memoria educativa è... La intendiamo come pratica collettiva di rievocazione del passato educativo, scolastico educativo aggiungerei, comune. Rievocazione. Allora forse questo vi è meno chiaro. E vi è meno chiaro perché probabilmente
mentre questa prima accezione già voi l'avete sperimentata sulla vostra pelle all'interno del tirocinio, la seconda logicamente non l'avete fatto. E guardate bene che, diversamente dalla prima, che si fonda fondamentalmente su due principi, pilastri, uno di carattere psicologico e l'altro di carattere pedagogico, questa tira in ballo una componente diversa, che è una componente di carattere antropologico. Gli spagnoli parlano di etnostoria dell'educazione quando si riferiscono anche a questa memoria educativa. Perché vi dico una componente antropologica? Perché questa memoria educativa non è una memoria educativa individuale, come quella di cui abbiamo parlato prima, e giustamente la cosa che veniva ricordata proprio adesso, ma è una memoria educativa collettiva. E ad essa non, diciamo così, danno il proprio contributo unicamente, non concorrono alla sua formazione unicamente ricordi ed emozioni personali, come quelli che ci portiamo dentro, ma anche riti collettivi, ma anche, per esempio, trasmissioni mediatiche. La scuola com'era? Ce la raccontano loro la scuola com'era, ma facendo quel racconto influenzano noi, ok? O anche gli oggetti. Ecco che siamo arrivati finalmente al patrimonio. Gli oggetti della pratica scolastica, gli oggetti didattici, gli oggetti che sono conservati all'interno di un museo della scuola, come quello che noi oggi abbiamo la fortuna di conservare anche all'interno della nostra città. Emanazione di questa università è luogo, per questo motivo, di formazione anche per voi, che diventerete futuri insegnanti. Allora, cerchiamo di capire perché il museo è un luogo di formazione di questa memoria collettiva. Ma non tanto di formazione, guardate, di sostanziazione, di significanza di questa memoria collettiva. Memoria educativa collettiva. Quando dico memoria collettiva individuale, d'ora in poi intendo memoria educativa sempre individuale e collettivo, ok? Così chiariamo. E ora vi faccio una domanda e vi dico: se la memoria educativa collettiva si sostanzia e prende significato pienamente all'interno del museo, il luogo dove voi svolgerete la vostra ultima lezione, all'interno di il vostro ultimo incontro all'interno di questo progetto, qual è invece il luogo all'interno del quale acquista sostanza e significato la memoria collettiva individuale, in cui viene risvegliata, in cui viene posta direttamente in dialogo continuo con quelle teorie di cui abbiamo parlato prima? È una domanda molto complicata alla quale risponderò io, ovviamente. È l'aula scolastica. Oh, se ci eravate arrivati, non ci sono. No, perché ho sentito un coro, ma beh, certo, cavolo, ma se dicevo il macello del comune mi sareste saltati tutti alla gola azzannandomi. Bene, sono contento, bravo, mi fa molto piacere. L'aula scolastica. L'aula scolastica è questo luogo. Il museo è il luogo invece dell'altra ricostruzione, dell'altra rievocazione di un passato. Ok? E allora però dobbiamo cercare di spiegare che cos'è un museo. Perché vedete, il museo, forse non tutti ci abbiamo presente esattamente che cos'è. Il museo, vi do due alternative. Il museo è unicamente un luogo, possibilmente polveroso, di raccolta di reperti barbosi, mal presentati, magari con qualche breve didascalia, però fondamentalmente è un luogo di conservazione, di stasi. No, il museo non è solamente questo. Il museo è anche questo, ma quella conservazione è finalizzata
a una narrazione. È finalizzata a, nel nostro caso, una presa di coscienza di un processo di lungo periodo che presiede all'evoluzione della formazione docente e che ci consente, anche attraverso gli oggetti polverosi conservati all'interno delle biblioteche, i nostri non sono polverosi, li abbiamo puliti prima, di ricostruire quel percorso. Ok? Beh, la mia era una domanda retorica, ve lo confesso. Se qualcuno di voi mi rispondesse in questo momento no, professore Valeria, è la prima, lo fucilerei all'istante o provvederei alla sua fucilazione più tardi. Perché è chiaro che il museo non è semplicemente un luogo di conservazione, ma è anche un luogo, come l'ho chiamato io, passatemi il termine, di narrazione. Allora però, se il museo non è solamente un luogo dove noi raccogliamo dei materiali per preservarli, per farli rivivere in qualche modo, perché comunque il rischio della loro dispersione, della loro anche della loro marcescenza, cioè del fatto che comunque divengano polvere, vengano dimenticati, ebbene, oltre ad essere questo, allora il patrimonio, il museo e il patrimonio storico-educativo conservato al suo interno sono anche dei luoghi di descrizione e di rappresentazione, segnatevi sempre bene questi termini, del passato scolastico. Al contempo però anche di rievocazione del vissuto scolastico di ognuno di noi. E infine di riproduzione dell'immaginario scolastico e non solo, più latamente potremmo dire educativo, il quale è il frutto di un retaggio culturale e in parte di pratiche didattiche e di costumi educativi consolidatisi nel tempo, anche quando non effettivamente esperiti, sperimentati, scusatemi, ho detto una parola schifosa, sperimentati direttamente dalle persone. Ok? Cioè, in soldoni che cosa voglio dire? Ho parlato, le parole chiave sono passato scolastico, vissuto scolastico e immaginario scolastico, ma anche proprio direi educativo. Sono tre cose diverse? Sì, sono tre cose diverse, perché il passato scolastico, e qui tornerebbe utile quello che diceva Marc Bloch relativamente alla differenza tra passato e la storia, è il passato, il tempo trascorso e le pratiche in esso svolto così come noi lo possiamo fotografare, così come era nel passato. È una cartolina del passato, va bene? Il vissuto scolastico, d'altronde, invece, è quello che noi abbiamo sperimentato concretamente nel nostro passato personale, che però singolarmente, casella per casella, va a ricostruire il passato di tutti noi. E l'immaginario invece che cos'è? Fa tutto parte della memoria educativa? Contiene entrambi, esatto. Ma non solo, non è solamente il frutto di questi primi due. L'immaginario scolastico non è solamente il frutto del passato e del vissuto, ma è anche il frutto delle rappresentazioni che di volta in volta, per esempio, i media, quelli di cui ho parlato prima, fanno del passato, facendocelo, costruendolo in noi, diciamo così, costruendoci questo immaginario. Vi faccio un esempio molto semplice. Se io vi parlo di Calamaio, voi lo sapete che cos'è il Calamaio? Che cos'è il Calamaio? Perfetto, ma perché lo sapete? Esatto. Cioè, questo immaginario non è frutto di un vostro ricordo, non è frutto del vostro vissuto scolastico, ma comunque fa parte del vostro patrimonio genetico, ok?
voi sapete riconoscere quali sono gli oggetti del passato scolastico anche senza averli mai sperimentati, usati, in primis. Allora, quando voi vi troverete all'interno del museo, sarete in grado di decifrare ogni singolo aspetto di quello che noi abbiamo rappresentato all'interno del museo? Sarete capaci di capire, per esempio, tutto quello che noi avremmo, diciamo così, quell'allestimento che noi avremmo fatto? No, probabilmente tutto no, però una buona parte vi posso garantire di sì. E non perché l'abbiate sperimentato, a meno che tra voi ci siano delle prurie novantenni che io non mi sto individuando, il che potrebbe anche darsi, però dovete immaginare che voi siete in grado di effettuare questo perché nel frattempo la società, la televisione, i film e quant'altro vi hanno comunque mantenuto costantemente aggiornati, hanno mantenuto viva in voi una memoria educativa di delle, diciamo così, esperienze scolastiche che sono molto lontane da voi, che sono appartenuti ai vostri nonni, che ora non vi appartengono più, ma che comunque continuano ad agire. È questo che vi permette di decodificare quello che state vedendo. Perché, e qui non scendo nella didattica museale, nel fatto che comunque quando voi siete in un museo dovete sapere già prima che cosa ci troverete per poterlo leggere e poterlo interpretare correttamente, perché altrimenti voi passate, vedete una serie di quadri, ma non siete in grado di decodificarli e quindi non sapete, no, che cosa ci trovate all'interno. Ecco allora che voi, per entrare all'interno di un'esposizione, di un patrimonio storico educativo e per poterlo interpretare, dovete logicamente avere chiari i concetti che abbiamo detto fino adesso, ma soprattutto aver fatto possibilmente bene l'esame di storia dell'educazione, avere una serie di concetti. E poi adesso vi darò anche ulteriori elementi, perché quando voi vi troverete là all'interno non vivrete dispersi in un limbo onirico, ma vi riuscirete ad orientare, a dare ad ogni aspetto, ad ogni oggetto anche presente, la sua giusta collocazione. Allora, questo aspetto che vi dicevo, cioè quello fondamentale della commistione all'interno della memoria educativa di passato, vissuto scolastico personale e di immaginario, perché è possibile? Cos'è che tiene insieme tutto? Beh, qualcuno di voi mi potrebbe rispondere, professore, la scuola. Certo, la scuola è l'aspetto, no, che passa dal passato, dal vissuto, è il luogo all'interno del quale... In effetti il luogo è importante, ma non è l'unica cosa che unisce queste cose. La cosa in realtà che le unisce è che quel luogo è il luogo di un gigantesco rito collettivo, che non è sempre esistito. Storia educazione l'avete fatta, lo sapete. La scuola, così come la conosciamo oggi, beh, così come la conosciamo oggi proprio no, però diciamo così come si è evoluta, è partita, così come adesso ci è diventata negli ultimi anni, ma è partita dalla creazione dello Stato nazionale, come luogo di formazione non solamente culturale, ma anche identitaria, ma anche tutta una serie di discorsi che adesso non sto a fare. Però perché vi dico questo? Perché? Proprio perché la scuola è un grande rito collettivo, noi abbiamo memoria di lei e ci continuiamo a sviluppare anche una memoria che è alternativa ai nostri ricordi personali, ok? Ma che è una memoria collettiva. E questo sviluppa in noi un senso di appartenenza, sicuramente un senso di comune appartenenza a quello che sono dei processi formativi dei quali ricordiamo praticamente tutti, no? E ci permette in qualche modo di esserne parte, di esserne, diciamo, una parte attiva, degli attori veri e propri di questi processi. Antonio Vignao Frago, che è un professore spagnolo molto noto nel nostro settore, perché poi si è occupato di cultura materiale della scuola e in ultima istanza proprio dei concetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico educativo e di memoria educativa, in un articolo che è uscito lo scorso anno, cercando di tirare le somme di 10 anni di lavori su questo tema, ha in sostanza detto che noi possiamo fare diversi usi del patrimonio storico educativo,
e vi elenco. Un uso nostalgico. E la nostalgia, badate bene, che è una categoria epistemologica. Non è solamente un'emozione, un sentimento o qualcosa. La nostalgia ha molto a che fare con la rappresentazione che si fa del passato. E poi proprio, vabbè, cerchiamo di approfondire. L'uso terapeutico. L'uso memorialistico commemorativo e l'uso didattico. Ok? Allora, io non insisterò più di tanto sugli altri, ma cercherò di insistere sull'uso didattico, ovviamente. Però permettetemi di esprimere una parola anche sugli altri. Cosa intendiamo quando parliamo di patrimonio storico educativo, dell'uso nostalgico che si fa del patrimonio storico educativo? Voi dovete pensare che oggi in Italia noi abbiamo circa 10 musei della scuola, ok? Ma i musei della scuola non sono gli unici, le uniche istituzioni come quello di Macerata, insomma, quello che andate a visitare. Non sono le uniche istituzioni che conservano materiale storico educativo. Per esempio, non so se qualcuno di voi è di Ripa Transone. A Ripa Transone c'è un museo. Qualcuno è di Ripa Transone? No. Vabbè, però sapete dove è Ripa Transone. Vabbè, farò finta di non aver sentito, ma è qui vicino. Ripa Transone è un piccolissimo paese che però ha avuto un'importante esperienza pedagogica molti anni fa sul tema, in tema di lavoro educativo con consorti, medio consorti e quant'altro. E Ripa Transone è anche il luogo all'interno del quale tempo fa è stato costituito un piccolissimo museo, no, piccolissimo no, però un piccolo museo, diciamo così, delle tradizioni locali. Va bene? Allora, siamo nell'ambito dei musei delle tradizioni locali. Li conoscete quelli della civiltà contadina? Qualcuno che vede da un piccolo paesino ce l'avrà un museo della civiltà contadina nel suo paese, no? Ecco, allora voi, vabbè, se anche non c'è, credo che abbiate presente quello di cui sto parlando. Allora, perché vi sto facendo questo esempio? Perché all'interno del museo della civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Ripa Transone c'è una sezione molto bella dedicata all'esperienza dei medio consorti con la ricostruzione di un'aula scolastica, l'esposizione di materiale pedagogico recuperato e quant'altro. Logicamente l'allestimento non è al top del top, però perché vi sto facendo questo esperimento? E vi sto facendo questo riferimento? Perché questo è un esempio di uso nostalgico del patrimonio storico educativo. Non solo nostalgico, ma direi paridentitario, cioè io cerco di recuperare un patrimonio storico-educativo perché in qualche modo mi racconta una parte importante, una tradizione che viene considerata tradizione, così come, non so, se ci fosse stato un impianto di confettura delle marmellate che andava avanti dall'Ottocento, ci sarebbe stato anche un angolo dedicato a questo. Caso vuole che ci fosse invece un'importante scuola che insegnava lavoro educativo, fondata da questo personaggio, e quindi c'è un angolo dedicato a questo. Questo è un tipico esempio di uso nostalgico del patrimonio storico educativo. Non è che ce ne sono tantissimi a livello nazionale, però i musei demoetno-antropologici, parolone enorme, cioè musei della civiltà contadina, per essere molto chiari, piccoli musei presenti a livello locale, nei quali sono conservati oggetti, ricostruite aule, registri, quant'altro altro della diciamo così, inerenti alla storia dell'educazione, ricostruenti ambienti anche storico-educativi, sono in Italia circa 200. Questo per dirvi che sì, sicuramente non sono degli esempi proprio lampanti, però comunque sono una realtà che esiste in Italia anche questo aspetto. Allora poi c'è anche un uso memorialistico e commemorativo del patrimonio storico educativo. E qual è questo uso memorialistico e commemorativo? Beh, per esempio è quello che fanno sempre più istituti scolastici. Cioè, gli istituti scolastici, guardate bene che questo non è solamente una cosa che si fa a scuola, ma tantissime istituzioni, dalle banche a quant'altro, per autorappresentare la loro storicità, per dire la loro lunga tradizione educativa, vanno a ripescare dalle proprie soffitte, dalle proprie cantine, i materiali che erano stati utilizzati, che ne so, no?
materiale montessoriano piuttosto che altre cose, piuttosto che per esempio tutti i banchi di una vecchia aula che era stata dismessa 30 anni prima e che invece viene ricostruita, posta al centro della scuola e pensata come il cuore pulsante, no, della grande tradizione educativa di questa scuola, che viene poi utilizzata per essere rappresentata all'esterno, per avere logicamente più iscrizioni, per tutta una serie di cose. Ecco, questo è l'uso commemorativo che viene fatto, e direi anche un po' politico, diciamo, virgolette, ma a fini buoni e nobili, che viene fatto del patrimonio storico educativo. C'è un ultimo e più interessante per noi utilizzo, che è quello didattico, che individua Antonio Vignao Frago. Allora, qual è l'uso didattico? È quello che cerca di finalizzare la conservazione del patrimonio storico-educativo all'interno dei musei per raccontare come la didattica disciplinare si è evoluta nel tempo, quali sono state le buone pratiche che sono state condotte in questi ambiti e quali sono le metodologie che sono state applicate e utilizzate nel corso del tempo. Ok? Questo è l'uso didattico del patrimonio storico educativo. Mi spiego meglio. Marta Brunelli, che è una mia cara collega che lavora con noi al museo e che probabilmente forse avrete anche la fortuna di conoscere la prossima volta che verrete là, 3 anni fa ha dato una bellissima tesi, secondo me, sulla censimento e la catalogazione del patrimonio storico-educativo di 3 istituti di Fermo. Cioè, sostanzialmente, che cosa ha fatto? Ha mandato 3 persone in 3 istituti storici, dove si poteva, era lecito presupporre che ci fosse un patrimonio di lungo corso, e li ha mandati lì chiedendogli di andare ad aprire tutti gli armadi, andare ad aprire, logicamente con il permesso e quant'altro del dirigente scolastico, di andare ad aprire tutti gli armadi, di scendere nelle cantine, di salire nelle soffitte, vedere tutto quello che c'era schedato. Che cosa è emerso? È emerso una cosa molto interessante. È emerso che praticamente moltissime di queste scuole avevano centinaia, non decine, di oggetti didattici ormai inutilizzati. E sapete un po' che la cosa interessante che ci ha colpito tanto? Che nessuno era più in grado di utilizzarli. Un alfabetiere mobile degli anni 30, quando dico alfabetiere mobile non so se vi è chiaro, ma diciamo così, credo di sì, anche visivamente dovreste immaginarvi come era fatto, degli anni 30, paradossalmente nessuno degli insegnanti di oggi che erano operanti all'interno della scuola erano in grado di utilizzarli. Non vi dico logicamente che cosa succedeva nel momento in cui all'interno di un istituto tecnico, se non sbaglio di un liceo scientifico, non mi ricordo, un istituto tecnico, liceo classico, sì, liceo classico e la Litis forse, beh, insomma, c'era materiale per la didattica delle scienze degli anni 30-40 e logicamente nessuno era più in grado di utilizzarla, tranne un insegnante novantenne che ancora adesso ogni tanto andava là a lucidare queste cose, si metteva lì a fare. Allora, perché vi sto facendo questo caso? Perché, vedete, è la tipica, diciamo così, manifestazione di quello che vi ho detto prima, no? La prova provata di quello che dicevo prima, che vale per i musei, ma vale anche per le scuole. Perché la scuola in qualche modo costituisce un museo veramente, no? Un museo molto vivo dove si fa scuola, ma dove nelle soffitte, nelle teche, negli armadi nascosti stanno ancora questi oggetti. Però questi oggetti non hanno nessun tipo di significato se noi non siamo in grado di farli rivivere, se noi non sappiamo come farli funzionare, se noi non siamo in grado di ricostruire attraverso la memoria educativa, combinata però anche con una ricostruzione storica metodologicamente corretta, come venivano utilizzati e come quindi funzionavano, proprio concretamente come funzionavano. Questo è un aspetto molto importante, perché pensate oggi che cosa vuol dire avere all'interno di una scuola, ma anche all'interno di un museo, vi faccio anche l'esempio nostro, anche noi per esempio abbiamo degli oggetti che ancora adesso, sono pochi in realtà,
però ancora adesso noi non abbiamo chiaro che cosa servissero. Li abbiamo conservati perché ci sono stati tramandati all'interno di fondi provenienti da maestri, vecchi maestri, insegnanti elementari, quindi sono oggetti educativi, magari anche con la loro ragion d'essere dichiarata, con il loro titolo, diciamo così, ma che noi non sappiamo come funzionano, quindi non siamo in grado di far vedere concretamente come venivano utilizzati. Allora capite che l'uso didattico che può essere fatto del patrimonio storico educativo è vincolato a che cosa? Perché adesso arrivo a tirare le somme, fatto tutto il discorsone. Come possiamo utilizzare il patrimonio storico educativo a fini didattici? Che cosa presuppone questo da parte nostra? Presuppone una conoscenza molto buona della didattica, della storia della didattica disciplinare, dell'evoluzione della didattica disciplinare, e presuppone anche una possibilità e una capacità di andare a capire come questi oggetti, che oggi spesso non hanno più un senso, funzionavano. E questo secondo voi però perché lo dobbiamo fare? Perché voi mi potreste dire, sì vabbè, ma però scusami tanto, ma a noi che ci frega andare a tirare fuori questa roba e capire anche come funzionava? Capito? Già sono fortunati se noi li conserviamo all'interno di una teca. E beh, vedete, sì, in effetti uno mi potrebbe contestare, sì vabbè, ho capito tutto sto discorso, e poi però questa roba oggi come ci serve? E beh, ci serve perché è interessante per chi svolge un lavoro adesso capire che molto spesso le tecnologie educative hanno introdotto delle nuove formule, dei nuovi modi di applicazione di determinate metodologie didattiche, che però partono da molto più lontano e che sono già sostanziate, si trovano già espresse all'interno di materiali che noi troviamo, per esempio, provenienti da datati agli anni 30. Perché vi sto dicendo questo? Perché, per esempio, se voi andate a vedere dei periodici magistrali degli anni 30, 40, 50, la cosa che più colpisce è quella che già lì si parla di tecnologia educativa, no? Noi oggi siamo abituati con le TIC, con tutta una serie di altre cose, a pensare quasi quasi, tanto che nell'epoca del computer e del tablet ce le siamo inventate noi le tecnologie educative. Non è vero. Già all'epoca si parlava di tecnologie educative. Sono che erano tecnologie educative, logicamente, diciamo così, diciamo analogiche, possiamo dire analogiche, erano analogiche, certo. E che oggi, logicamente, sempre meno persone sono in grado di decifrare. Ma erano tecnologie educative che erano finalizzate alla didattica. E logicamente a seguire i programmi così come erano svolti all'epoca. Allora, se noi abbiamo questo patrimonio, diciamo così, di conoscenze, siamo in grado anche di applicare correttamente quello che è stato quello che ci troviamo a utilizzare oggi. E quindi dice anche un aspetto negativo, cioè andare a vedere come mai sono state dismesse, che cosa le ha sostituite. Esatto, perché è sintomo di quell'evoluzione, certo. Certo, però per farlo, per vedere perché sono, diciamo così, cadute in disuso, perché sono state superate, bisogna sempre comunque avere presente qual è la linea lunga dell'evoluzione, no? Perché se viene persa questa asta cronologica, e beh, si riesce a coglierli oggi come dei reperti, ma è lo stesso discorso che faccio io da storico con gli oggetti, cioè per me storico gli oggetti non sono reperti, sono fonti. Qual è la differenza tra il reperto e la fonte? Qui chi ha seguito il mio corso di storia dell'educazione, cioè nessuno di voi, dovrebbe poter rispondere. La differenza tra il reperto e la fonte è che la fonte è il reperto con in più l'interpretazione dello storico. Cioè la fonte diventa tale, mi consente di scrivere la storia nel momento in cui io sono in grado di porgli delle domande, e delle domande che la mettono in condizioni di narrarmi quello che è successo nel passato. Se io non sono in grado di fare questo, e guardate che questo sostanzialmente è quello che avviene, no? In questo caso qui. Cioè, se io non sono in grado di interrogare questo oggetto che ho di fronte e farmi raccontare da lui che tipo di didattica svolgeva, come funzionava, ho finito di farlo. Nel momento in cui morirà l'ultimo insegnante novantenne che ancora non trova niente di meglio da fare tutte le mattine che andare a scuola a lucidare i pezzetti, no, della collezione che ha lasciato a scuola, ognuno perderà completamente quella memoria educativa che abbiamo detto essere un aspetto molto importante. Allora, con sommo caso vostro,
annuncio che la prima parte era quella più tosta e la seconda sarà un po' in discesa. C'è solamente un ultimo concetto un po' complicato che cercherò di esporvi adesso nella prima parte, ma poi cercheremo invece di fare una cosa più gradevole, secondo me, che è quella di vedere concretamente, fare alcuni esempi di potenziale applicazione al patrimonio storico educativo nell'ambito appunto della formazione professionalità docente, e vedere come il museo concretamente può diventare un luogo A di formazione per gli insegnanti, ma anche un luogo per la promozione e la realizzazione di una didattica museale di qualità, che è quello che noi stiamo cercando di far diventare il nostro museo. Sì. Okay. Perfetto, allora riassumiamo un po' tutto quello che è stato detto prima per poi fare l'ultimo salto. Abbiamo parlato della memoria educativa, abbiamo sostanzialmente diviso la memoria educativa in due grandi tronconi. Un primo troncone, che è quello della memoria educativa, diciamo così, individuale, la quale abbiamo detto costituisce una forma di riflessione sulla propria esperienza educativa personale e anche una forma di ricostruzione identitaria. Ci dice chi siamo, ci dice come siamo. Poi però c'è anche una memoria educativa, che è una memoria educativa invece di carattere collettivo, che è quella che nel momento in cui noi ci troviamo all'interno di uno spazio come quello museale di rappresentazione del passato scolastico, di rievocazione del nostro vissuto scolastico, non ci fa sentire dispersi, ci fa sentire parte di un immaginario collettivo, condiviso su quel tema. Va bene? Ok? Abbiamo collegato anche il primo concetto di memoria educativa, quello individuale, al lavoro che voi stesse avete fatto su voi stesse all'interno del tirocinio, quindi narrare in qualche modo quello che i vostri ricordi educativi, quello che voi siete state, quello che avete conosciuto a scuola, per in qualche modo analizzarlo e destrutturarlo. Ok? Quindi c'è un collegamento anche di questo che vi dà la dimensione anche come poi una diciamo così, no, luogo anche così apparentemente diverso come il museo possa diventare invece un'utile integrazione del percorso che voi state facendo all'interno sia della facoltà, che ormai non esiste più, del dipartimento, che del tirocinio. Benissimo. Qual è l'altro concetto che voglio adesso spiegare? Concetto di patrimonio storico educativo, perché vedete, io sono partito dalla memoria storica, dalla memoria educativa, vi ho ogni tanto tirato fuori questo patrimonio storico educativo, ma voi concretamente, se mi doveste fare un esempio di patrimonio storico educativo, che cosa mi risponderete? E qualcuno me l'ho detto già io, quindi arredamenti scolastici, ma anche le leggi e i programmi. No, ma è un no netto alla seconda parte, la prima è giustissima, gli arredamenti scolastici. Leggi no, perché più che un patrimonio storico educativo diventano una fonte per la storia dell'educazione. Okay, ma non sono in qualche modo un patrimonio, perché il patrimonio che cosa fa su di noi? No? Interagendo con la memoria educativa ci racconta quello che è il passato scolastico, giusto? Questo abbiamo detto, no? Allora, però ho detto l'arredamento, sì, qualcuno che ha detto piano piano perché gli altri non sentissero, ha parlato di aula scolastica, giustissimo, eh? A parte il fatto che vi dico, faccio un inciso che faccio sempre quando ho la possibilità di parlare con gli studenti. Voi dovete dire le cose, non vi dovete nascondere dietro, no, non mi vede, aspetta. È come facevo io al liceo, perché se là dovevate sfuggire alle ire funeste del professore che doveva interrogare e poi magari mettere un brutto voto, voi avete la possibilità che qui io manco mi ricordo più
chi dirà una sciocchezza al momento in cui arriverà l'esame. Quindi non è che vi puniremo, ma invece sarà utile per voi, sarà un po' mossa, invece sarà un po' utile per voi il fatto comunque di potermi chiedere, poter interagire con me adesso e di potermi eventualmente rispondere a queste domande. Allora, era una cattazio benevolenze, ma aula scolastica, arredamento scolastico, poi quaderni, libri per esempio, sì, poi le matite, le gomme, i compassi, i pastelli, le lavagne, qualsiasi cosa sia collegata con la scuola, dirò di più, con la didattica concretamente svolta all'interno della scuola, con le reali pratiche educative, come siamo ormai abituati a dire noi più volte all'interno dei nostri saggi, le reali pratiche educative che sono quasi una chimera che rincorriamo tutti, ma sulle quali poi non riusciamo mai a posarci pienamente. Ecco, questi sono gli oggetti del patrimonio storico educativo. E però il patrimonio storico educativo non si esaurisce unicamente in questi oggetti. Il patrimonio storico educativo non è unicamente un patrimonio materiale. Mazzi. Che vuol dire? Perché vi sto dicendo questo? Perché non è unicamente un patrimonio materiale? Se non è materiale, che tipo di patrimonio è? Della memoria. Qualcuno ha detto la memoria? Ok, chi è stato? Nessuno. Era giusto, comunque. E adesso la mano, subito. Della memoria, ok, va bene, però non mi dà un termine di paragone con quello che ho detto prima, perché io prima vi ho detto materiale. Della memoria che vuol dire? Potremmo dire mnemonico come aggettivo, però patrimonio mnemonico. Racconti degli insegnanti, dei ragazzi che hanno vissuto la scuola. Ci stiamo avvicinando. Allora, gli spagnoli parlano di patrimonio immateriale dell'educazione o di patrimonio intangibile. Questa categoria non se la sono inventata però gli spagnoli, i nostri colleghi che si occupano di storia dell'educazione, se l'ha inventata l'UNESCO, perché l'UNESCO ha a un certo punto, dopo aver schedato, come voi credo sappiate, il patrimonio dell'umanità, si è inventata che probabilmente anche le danze tipiche regionali, che probabilmente anche il folklore di un popolo, che probabilmente anche abbigliamenti tipici o quant'altro potevano essere ritenuti un vero e proprio patrimonio dell'umanità. E quindi ha inserito all'interno proprio della categoria del patrimonio culturale dell'umanità, che è da lei censito, in larga parte conservato, ve la ricordate la storia dei Buddha distrutti, dei Buddha di pietra giganteschi distrutti in Afghanistan dai talebani qualche tempo fa? Perfetto. L'UNESCO aveva posto sotto vincolo anche quel patrimonio, vedete che è servito a poco. Però comunque l'attività di schedatura, l'attività importante di censimento di questi patrimoni viene condotta anche su quello che viene definito dall'UNESCO il patrimonio culturale immateriale. Ok? Allora, mutuando questa categoria dalla UNESCO, i colleghi spagnoli hanno avuto questa pensata, quella di raccontarci, e ora vi chiederò se siete d'accordo, che non esiste unicamente un patrimonio materiale dell'educazione, ma esiste anche un patrimonio immateriale dell'educazione. E qualcuno di voi giustamente prima diceva, rispondendomi, che il patrimonio immateriale dell'educazione potrebbe essere costituito dai racconti degli insegnanti. Ok? Benissimo, allora io comincio invece a fare un elenco delle cose e poi voi mi chiedete se non è chiaro qualcosa, o comunque cerchiamo di analizzare per bene tutti questi aspetti che confluiranno all'interno della definizione
di patrimonio immateriale dell'educazione per cercare di analizzarli uno per uno e per capire quali sono gli aspetti magari meno chiari. Allora, per esempio, all'interno di questo patrimonio sono compresi i costumi educativi, che non vuol dire il maestro che si agghinda vestito in modi particolari regione per andare a fare scuola, eh? Qualcuno l'ha pensato, perché prima ho parlato di costumi di danza, cose varie, eh? Magari travisamenti sono possibili. Costumi educativi, noi per costumi educativi, noi all'interno, soprattutto nell'ambito di storia dell'educazione, intendiamo quei costumi, quelle usanze che divengono tradizione all'interno della scuola e che sono soprattutto declinabili in senso etico e disciplinare. Va bene? Poi le modalità pratiche, torno alla definizione, e le tecniche empiriche di insegnamento e di apprendimento. Va bene? Le modalità pratiche e le tecniche empiriche. Che vuol dire empiriche? Vuol dire legate all'esperienza pratica, concreta, di insegnamento ma anche di apprendimento. Per esempio, vi faccio un esempio. Ma con gran pena le reca giù, che cos'è? Allora, io sono del 75, voi non so di che anno siete, però ve lo ricordate. Abbiamo insieme, vedete questo fondo mnemonico comune di cui parlavo prima? Anche la mia maestra, per insegnarmi le Alpi, mi ha insegnato questa cantilena, che si chiama acrostico enumerativo, ok? Che cos'è un acrostico enumerativo? È una formula che veniva molto utilizzata nelle scuole di un tempo, per mandare a memoria, come si dice, per mandare a mente una serie di concetti. Allora, tu dovevi dire, enumerare logicamente tutte le catene montuose che fanno parte di l'albero, allora dicevi: ma con gran pena le marittime, cozie e quant'altro. Va bene? Questo perché ve lo faccio come esempio? Perché logicamente questo acrostico enumerativo, se noi andassimo a fare una ricerca sulle fonti canoniche per la storia dell'educazione, c'era prima chi parlava di legge e normativa, io vi potrei parlare anche di libri di testo, di manuali di pedagogia e quant'altro. Beh, voi credete che ce lo trovereste? È possibile che in qualche manuale sia stato salvato, no? È possibile che da qualche parte sia stato salvato, però questa era una tipica esempio di prassi educativa diffusa, tant'è che addirittura qualcuno di voi, nato sicuramente dopo di me, ancora se lo ricorda. E se io l'avessi detto ai miei genitori e ai miei nonni, probabilmente anche loro già se lo sarebbero ricordato. Questo è un tipico esempio di patrimonio educativo immateriale, o patrimonio immateriale educativo, come volete. Ok? Sono stato chiaro con questo esempio? Perfetto. Allora, andiamo avanti, vediamo quali altre cose entrano a far parte del patrimonio educativo immateriale. Per esempio, i sistemi di mantenimento della disciplina e dell'ordine all'interno degli spazi educativi. Cioè, una volta, quando bisognava mantenere l'ordine, che cosa si faceva? Andiamo a vedere che cosa è rimasto nella nostra lingua. Voi non dite mai o non avete mai sentito dire stare sui ceci? Sì. Stare sui ceci ormai è diventato sinonimo di punizione. Ma non è solo punizione, stare lì in aspettativa, stare un po' sui ceci, cioè siamo lì che stiamo aspettando che succeda qualcosa e quant'altro. Anche di punizione, ma c'è ormai una sfumatura in più. Perché questo succede? Che traccia è rimasta nella nostra lingua di questa pratica educativa? Perché questa era una pratica educativa, era un sistema di disciplina. È rimasto il ricordo linguistico di una pratica che veniva svolta all'interno delle scuole e che vedeva i bambini che facevano confusione, che non facevano i compiti come dovevano, che non erano bravi a mantenere la disciplina all'interno della classe, che venivano presi e, cosparsi di ceci per terra, messi in ginocchio sui ceci,
a rimanere fino a quando logicamente non ne potevano più e quindi venivano ripresi, rimessi sul banco e gli veniva imposto di seguire correttamente la lezione o di fare. Perché vi sto dicendo questo? Perché quando voi per esempio andate al Museo dell'Educazione vi troverete di fronte a un angolo che è l'angolo dedicato proprio alla disciplina, si chiama disciplina, dove vedete buttati dei cesi per terra. E allora vi ricorderete di quello che vi ho detto. Cosa vi viene in mente ancora rispetto a questo tema, ai sistemi di mantenimento della disciplina e quant'altro? Scappellotti, io non ne ho mai presi, però. Sì, l'avete esposto al posto di un altro, non ricordo. Ecco, no, forse anche io ho preso uno in gita scolastico. Mi sembra che stavano tirando dei sassi contro dei generatori di energia, con le centrali idroelettriche. Quello era motivato, erano piccolini, non sapevamo. È vero, anch'io l'ho preso, sì. Però oggi se lo fai ti metto in galera subito. Vi dissuado apertamente fin da ora dal farlo, perché vi vediamo poi, una giovane maestra laureata poco tempo fa a Macerata, messa in carcere. Perché... Altre formule, per esempio, che vi vengono in mente? La bacchetta, quindi sempre punizioni fisiche, altrimenti qual era altre formule? L'esclusione, il castigo nell'angolo, dietro la lavagna, fuori dalla porta. Questo è interessante, perché se pensa adesso, andare fuori dalla porta significa perché ha una denuncia penale, perché può succedere qualsiasi cosa, certo, no? Certo. Quindi voglio dire come è cambiato, perché i bidelli non vogliono, perché non c'è l'assistenza. No, ma infatti questo è veramente un senso del mutamento dei tempi. Ma perché è soprattutto interessante? Perché per esempio ci fa vedere anche come è cambiata la scuola. Cioè queste pratiche di mantenimento della disciplina, le ultime che avete detto, sono pratiche di estromissione, sono pratiche di esclusione. Noi oggi parliamo tantissimo di inclusione all'interno della classe, no? Allora, queste sono pratiche esclusive. Vi dirò di più. Pensiamo invece ad altri aspetti ancora che sono solo marginalmente materiali, ma che hanno al proprio interno anche delle motivazioni fortemente immaginifiche e immateriali. Per esempio, la disposizione di banchi in una classe. Com'è la disposizione di banchi in una classe? Voi, quando eravate a scuola, che tipo di disposizione avevano i banchi? A ferro di cavallo, poi? A file, come? Questa? A due. Okay. Perché vi sto dicendo questo? Perché dall'Ottocento al Novecento, dall'Ottocento all'altro ieri, per essere chiari, la disposizione dei banchi all'interno della classe è cambiata tanto più quanto è venuto meno l'esigenza di un disciplinamento degli ambienti educativi che all'inizio dell'Ottocento, nella fase postunitaria, era fortissimo, e che piano piano, anche per l'affermarsi di teorie democratiche in ambito pedagogico, anche per esempio per l'affermarsi del movimento di cooperazione educativa in Italia, che è stato uno dei primi a scardinare determinati dettami, ecco che allora è cambiata anche la disposizione dei banchi. Voi direte, vabbè, ma che cosa ci stai raccontando? La disposizione dei banchi, vabbè, ma che me frega, che mi importa, se è messo a ferro di cavallo, guarda. Beh, vi dovrebbe importare, perché nell'Ottocento la disposizione dei banchi, lo vedrete poi all'interno del museo, vedete alcuni esempi, era funzionale semplicemente ad una cosa, era funzionale al mantenimento della disciplina all'interno dell'aula, ok? E i banchi, sapete com'erano? Erano banchi che prendevano due file dei banchi che avete voi oggi, di sei posti, erano banchi unici di sei posti, inchiodati, avvitati al suolo, con una posizione di seduta molto stretta che costringeva i bambini a tenere le gambe quindi molto sotto e a stare molto a ridosso dello spazio di scrittura, e che praticamente era, non dico come un sistema di costrizione, ma quasi. Questo perché? Perché logicamente dobbiamo pensare chi era l'utenza dell'Ottocento, chi erano i bambini che andavano a scuola nell'Ottocento. I bambini che andavano a scuola nell'Ottocento, soprattutto nelle scuole di campagna, erano figli di contadini. Erano figli di contadini che erano persone molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, allora il tasso di analfabetismo nelle campagne italiane era attorno all'80-90%. Quindi, che cosa vuol dire? Che erano figli di analfabeti che non erano mai stati in un ambiente educativo e per i quali stare all'interno di un ambiente educativo come era l'aula voleva comunque già dire costrizione.
In più, per mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'aula, venivano trovate queste formule. Quando questo comincia a cambiare? Comincia a cambiare all'inizio del Novecento. Comincia a cambiare con le teorie igieniste che dicono: no, ma così li roviniamo. Questi ragazzi già sono rachitici, già mangiano poco, poi se li facciamo stare in queste posizioni a scuola, finiamo di rovinargli pure la spina dorsale, li facciamo venire a scogliosi, iperlordosi, quant'altro. Dopodiché, praticamente, quando vanno al servizio a fare la visita di leva, li dobbiamo riformare tutti, non diventeranno mai dei buoni soldati che potranno combattere le guerre che l'Italia sta preparando per loro. Vedete il fine politico molto fine, no, che sta dietro? Dietro a un nobile scopo sanitario di recupero anche fisico di una parte importante della popolazione, si sta dietro questo fine. Allora si comincia a cambiare i banchi cominciano a vedere alzare lo schienale dietro che prima non esisteva, lo schienale dove appoggiarsi, cominciano ad allargarsi, cominciano ad aprirsi, non sono più file di sei banchi che erano a terra, ma due, tre posti, fino ad arrivare al banco monoposto che tutti voi avrete presente nel vostro immaginario, cioè quello con il mitico, lo dico, pianale in formica verde. Ok? Credo che tutti voi ce l'avete presente. Qualcuno di voi probabilmente avrà trovato ancora quello con il buco di fronte, che tutti pensavano che fosse per appoggiarci del velo e invece era per il calamaio, perché addirittura era stato introdotto in epoca non sospetta, cioè quando ancora si usava il calamaio e non c'erano le biro. Le penne a sfera, come vengono chiamate. Questo perché ve lo dico? Perché vedete che quando vi parlo di memoria educativa e quando vi parlo della permanenza della memoria educativa e del passato scolastico all'interno quasi del presente, è questo che intendo. Cioè noi molto spesso abbiamo memoria di quello che non conosciamo perché comunque lo abbiamo conosciuto inconsapevolmente, ok? O attraverso rappresentazioni che avevo detto, o attraverso i ricordi dei nostri nonni, racconti di cui parlava lei, o attraverso addirittura queste tracce residuali che noi non siamo in grado di decifrare, quel buco, per intenderci, all'interno di un banco, e che però hanno una loro, rientrano all'interno di una loro simbologia ben precisa. Allora, questa è la storia del banco, concretamente poi ve lo troverete là, non sto qui a farvi altro, però per esempio quando vi ho parlato di disposizione, allora secondo voi perché vi ho parlato di un sistema di disciplinamento insito all'interno della disposizione del banco? Perché grosso modo vi ho parlato del banco ma non vi ho parlato però della disposizione. Come cambia la disposizione e perché secondo voi è sinonimo del passaggio dei tempi? Rapporto discente-docente, certo, esatto, ma soprattutto perché chi veniva messo in fondo alla classe? Esclusione-inclusione, chi veniva messo in fondo alla classe? In fondo alla classe venivano messi i somari, in fondo alla classe venivano messi gli ultimi della classe. Noi 3 anni fa abbiamo ospitato qui Don Sandro Lagomarsini, che è un prete coraggioso dell'Appennino, che sta tra l'Emilia, il Piemonte e la Liguria, il quale ha fondato una scuola sul modello di quella di Don Milani ed è venuto a raccontarci il suo libro, che era L'ultimo banco. Dice, nella scuola di oggi non esiste più l'ultimo banco, per fortuna, perché fino all'altro giorno l'ultimo banco esisteva e come? L'ultimo banco era il sintomo dell'esclusione. Allora lui dice, come diceva Don Milani, noi non dobbiamo escludere i bambini devono essere tutti parte di un processo educativo, ciascuno in base alle proprie possibilità. Allora l'ultimo banco è davvero una metafora di questa esclusione, che è stata perpetrata per lunghissimo tempo. Allora, perché vi dico questo? Perché logicamente il sistema classico, anche questo che mi trovo di fronte oggi, dell'aula posizionata in base a ondate progressive di banchi, spesso separate quantomeno da un corridoio per permettere ai ragazzi che stanno nei due banchi, diciamo così, della fila, di spostarsi, di andare in bagno e fare le varie cose, è un sistema che è stato sorpassato a un certo punto da un sistema rivoluzionario di disciplinamento, scusatemi, dell'aula scolastica, che è stato il ferro di cavallo. Perché il ferro di cavallo ha introdotto la democrazia all'interno della classe, ma l'ha introdotta, badatemene, fisicamente, tangibilmente, ok? E perché ha introdotto la democrazia? Perché ha cancellato di colpo l'ultimo banco, che non esisteva più, perché stavano tutti attorno alla classe, tutti attorno all'insegnante, e perché tutti erano in grado nello stesso momento di guardare l'insegnante senza avere di fronte altri loro colleghi.
Allora capite bene quanto il vedere quello che è successo all'interno della classe, il capire la capacità anche di interpretare i mutamenti fisici, tangibili, che stanno all'interno della classe, presuppone però anche una conoscenza di tutta una serie di pratiche educative che si evolvono nel tempo, e che se non ce l'avamo presenti, perdiamo una parte importante. Possiamo comunque interpretare quello che ci troviamo di fronte, ma in maniera più complicata. Patrimonio immateriale. Abbiamo fatto un grande discorso, permettete, scusatemi, sui sistemi di disciplinamento, ma io sono molto appassionato di questo tema, mi piace veramente tanto, anche perché credo che ce lo ritroviamo poi di fronte oggi molto spesso. Ci sono dei problemi, bullismo a scuola, quant'altro, vengono riciclate spesso delle formule già un po' obsolete, dimenticandosi che poi nel passato sono state dismesse con grande facilità. Allora, quali altri tipi di componenti fanno parte, possiamo ascrivere al patrimonio immateriale della scuola? Due esempi vi faccio: le consuetudini, i rituali scolastici e i premi castighi. Ok? Rituali scolastici. Che cosa intendiamo per rituali scolastici, secondo voi? Oggi all'interno della scuola sono ancora presenti dei rituali scolastici? Ve lo chiedo. E soprattutto, qual era la cifra dei rituali scolastici? Avete presente che cos'è un rituale scolastico? Sì, dai, ce l'avete presente, ragionateci un attimo. L'appello. Oh, l'appello, bravi, l'appello, l'alzabandiera. L'alzabandiera, voi direte, no, siamo mica in caserma. Certo, non siamo in caserma oggi, ma fino a un certo momento, soprattutto durante il periodo fascista, l'alzabandiera veniva eseguito tutte le mattine dai bambini in uniforme che si trovavano di fronte alla loro scuola, l'edificio scolastico, davanti al quale era posto un pennone e sul quale veniva eseguita la zavandiera. Poi, altri esempi, per esempio? Intervallo. Volevo arrivare lì. Se mi mancavate questo era proprio forte, perché insomma è il momento che tutti aspettiamo di più, no? La ricreazione, pensate poi il termine, intervallo, la ricreazione, no? Il momento in cui il bambino può tornare a essere bambino e può liberare, diciamo così, lo spirito fanciullesco che sta al suo interno anche quando viene ridotto a un mero scolaro e alunno, ok? Questo è un aspetto molto importante. Per esempio, tutti questi sono aspetti che fanno parte, no, di quel patrimonio immateriale dell'educazione, di quella memoria educativa che ognuno di noi ha presente. Motivo per cui, no, noi all'interno del museo, per esempio, nella sala di apertura, nell'antefatto, diciamo così, del museo, nell'antisala, scusami, ho cominciato a parlare, nel lato del museo, abbiamo collocato una campanella originale dell'epoca, che è stata tolta proprio da una scuola del calabrese, se non sbaglio, scuola elementare calabrese. E poi abbiamo anche ritrovato un vecchio campanello a martelletto degli anni 50-60 che veniva utilizzato, invece già elettrico, e veniva fatto squillare così. Perché comunque la campanella, il suono della campanella è un altro di, vogliamo chiamarla, memoria sonora della scuola? Comunque che fa parte della memoria di ognuno di noi. E soprattutto risveglia in ognuno di noi quelle emozioni che nel momento in cui ci ritroveremo all'interno di un percorso museale che sfrutterà anche questi, permettete, potrei chiamarli mezzucci, ma insomma, anche questi apparati, risveglierà in noi tutta una serie di ricordi che renderanno ancora più fruibile, ancora più comprensibile quello allestimento di fronte al quale ci stiamo trovando in quel momento. Io ho parlato di premi di castighi. Perché di premi di castighi? Non solo premi di castighi, ma in realtà anche, perché in realtà poi di castighi ne abbiamo già parlato, no? Però anche delle azioni che portavano a questo. Per esempio, se io vi dovessi parlare oggi di bambini che portano animali a scuola, a voi sembrerebbe una cosa, no? Oggi ci portano i giochi, ci portano le figurine, ci portano, figurine lo porto anch'io, ma giochi elettronici e quant'altro, però ne sono altri. All'epoca, per esempio, venivano portati gli animali. E dovete pensare che questo era determinato dal fatto, con grande, logicamente,
tripudio della parte femminile della classe, dove potevano introdurre topi, rane a scuola. Su questo ci sono numerosi aneddoti, racconti e quant'altro. Non l'avete sentito, credo anche voi, no? Ce l'avete dei ricordi relativamente a questo? Forse l'avete visto in qualche film, avete letto qualcosa. Ecco, all'epoca, io credo che se qualcuno di voi, dei nonni, lo chiede stasera, gli verrà raccontato. E questo però perché? Anche qui c'è un'origine logicamente antropologica della cosa. Cioè, dobbiamo pensare che in una società contadina come quella dell'epoca intendo gli anni 30, 40, un'epoca alla quale possiamo fare riferimento idealmente, l'aula che noi ricostruiamo all'interno del museo è degli anni 30, quindi diciamo, ritorniamo a quell'epoca lì, beh, quella era un aspetto molto importante, no? Perché logicamente questo scatenava una grande marasma all'interno della classe e quindi venivano poi presi quei sistemi di disciplinamento di cui abbiamo parlato. Allora, senza insistere oltre, anche perché ormai siamo un po' stanchi, anch'io sono un po' stanco, dopo 3 ore di parlare, però tutto quello che abbiamo detto rientra all'interno del patrimonio immateriale della scuola, ma non solo rientra all'interno del patrimonio immateriale della scuola e come tale deve essere conservato e tramandato per poter essere decifrato, ma fa parte di quella seconda accezione di memoria educativa di cui abbiamo parlato prima. Cioè, quello che io vi ho raccontato e quello che ho cercato di far emergere in ognuno di voi è che alla fine anche queste cose di cui voi non avete mai avuto esperienza diretta, e ricordatevi quindi il collegamento tra memoria ed esperienza che ho fatto all'inizio, ce le avete presenti e avete la possibilità di richiamarle alla memoria, ma è una memoria indiretta, non è la vostra, è una memoria indotta, la potremmo chiamare, giusto? Però questo patrimonio immateriale fa parte di voi perché fa parte, è comune, è collettivo, è frutto di quella grande esperienza collettiva che è stata la scuola italiana per tantissimi anni e che continua ad essere ancora oggi. Ok? Benissimo. Quanto mi rimane, Elisabetta, di tempo? 20 minuti. Allora, passiamo a vedere qualche esempio concreto di potenziale applicazione che noi stiamo facendo, per esempio, in questo momento all'interno del museo della scuola. Allora, vi parlo per esempio di 2 esperienze che stiamo proponendo alle scuole e che stanno avendo molto successo. La prima è quella che vede protagonista un nonno, e la seconda è quella che vede protagonista invece un, diciamo così, una giusta posizione, un confronto tra la scuola di oggi e la scuola di ieri. Va bene? Allora, ci siamo chiesti, logicamente, quando abbiamo finito il museo, come potevamo andare avanti per proporre alle scuole di Macerata dei percorsi didattici che fossero, da un lato, accattivanti e che quindi portassero gli insegnanti a venire volentieri a visitare il nostro museo e a interpretarlo, a intenderlo come un luogo di formazione e non semplicemente come quel museo polveroso di cui parlavamo prima. E logicamente per ottenere questo risultato ci siamo dotati, abbiamo cercato almeno di dotarci di alcuni percorsi didattici. Il primo percorso didattico è stato pensato per le scuole per le classi comprese tra la terza e la quinta elementare, è quello che praticamente potremmo intitolare il nonno raccontami la tua scuola, ok? Allora, che cosa abbiamo fatto per fare questo? In sostanza noi abbiamo pensato di mantenere fuori il personale del museo da questo percorso didattico. Perché? Perché i bambini arrivavano già con l'insegnante e noi abbiamo deciso di non estromettere l'insegnante da questo percorso didattico, ma di includerla e di farla diventare protagonista attiva. Protagonista attiva però non solitaria, ma in combinazione con un altro protagonista, un nonno, il nonno di un bambino della classe. Il nonno di un bambino della classe che quindi era già figura nota probabilmente all'interno della classe o comunque per almeno per un bambino e che poteva in qualche modo avvicinare la narrazione di un passato scolastico molto lontano, che in effetti noi chiedevamo al nonno di effettuare poi all'interno e nell'ambito del percorso.
Cioè, che cosa succede? Che noi chiediamo agli insegnanti di incontrarsi con questa persona, con il testimone, come lo chiamiamo noi, banalizzandolo il nonno, precedentemente alla visita del museo, e di stabilire con lui, diciamo così, un feeling su alcuni degli aspetti che ci interessa che emergano all'interno della visita. Questo non vuol dire logicamente influenzare i ricordi e deviare la memoria di una persona, vuol dire semplicemente che, come forse vi sarà capitato, nel momento in cui si chiede a una persona anziana di effettuare una narrazione, si parte molto spesso da qui e si arriva da tutt'altra parte. Quindi bisogna in qualche modo cercare di incanalare con un questionario molto stringente, ma che dia la possibilità di fare una narrazione aperta, la narrazione di quella che è stata la scuola del nonno. E questo perché viene fatto? Perché abbiamo voluto in particolar modo rendere consapevoli i bambini, no? Dei mutamenti che sono intervenuti nell'ambito della scuola. Allora, per fare questo, logicamente, da che cosa siamo partiti? Siamo partiti da alcune domande molto semplici, cioè abbiamo fatto chiedere alle insegnanti, al nonno, perché si struttura tutto con un'intervista alla quale i bambini assistono, in sostanza, e nella quale poi ci sono dei momenti di concreta, diciamo così, interazione con gli oggetti che stanno all'interno del museo. Abbiamo chiesto ai bambini, per esempio, ai nonni, ai testimoni, di raccontare com'era la loro scuola e come, per esempio, raggiungevano la loro scuola. E quindi, per esempio, facendo già da lì emergere come, per esempio, all'epoca non c'erano mezzi di trasporto, non c'erano le infrastrutture di oggi, e ancora adesso ci sono degli anziani che si ricordano di essere andati a scuola a piedi, sotto la neve, magari nelle zone qui pedemontane, portandosi spesso addirittura dietro la legna da ardere perché nella scuola non c'era di proprietà e quindi se la dovevano portare per scaldare l'ambiente. E questo è un primo aspetto che già fa emergere molto bene il salto temporale cronologico che ci interessa emerga da questo racconto, che noi è questo che vogliamo dimostrare, come la scuola è cambiata. Poi, per esempio, l'altra cosa che abbiamo raccontato, che abbiamo chiesto ai bambini, alle maestre soprattutto, è quella, cioè ai bambini tramite la mediazione delle maestre, di costruire una cartella tipo di oggi, uno zaino tipo l'abbiamo chiamato, abbiamo fatto il confronto tra lo zaino tipo e la cartella tipo, cioè noi abbiamo chiesto alle maestre di chiedere ai bambini di selezionare, diciamo così, uno zaino che per tutti i materiali che contiene, per tutti i libri che contiene, per i due astucci piuttosto che questo, piuttosto che l'altro, piuttosto che il diario e quant'altro, rappresenta un po' il modello di tutti gli zaini di oggi. E poi che cosa abbiamo fatto nel museo? Abbiamo ricostruito la cartella tipo, abbiamo fatto la cartella così come era negli anni 30, la cartella del nonno. In realtà non è la cartella del nonno, perché la persona, magari se avesse a casa i materiali, glieli prenderemo sul, sequestreremo appena mette piede all'interno del museo. Ma praticamente lui che cosa farà? Mentre racconta com'era la sua cartella, le maestre, mentre racconta com'era la cartella, mostrerà gli oggetti tirandoli fuori, no? Che sono gli oggetti del museo. La maestra poi successivamente porrà a confronto questi materiali con quelli che stanno all'interno dello zaino. Poi logicamente le domande che noi abbiamo posto sono molte altre, per esempio abbiamo posto domande sui sistemi di disciplinamento, non essendo mai troppo invasivi, diciamo così, cioè non abbiamo fatto domande sulla paura che aveva il bambino magari del maestro, non abbiamo cercato di incidere su questo, ma abbiamo per esempio cercato di capire che tipo di disciplinamento subiva e quindi poi per smorzare i toni gli abbiamo chiesto se però lui era bravo, capito? Perché dobbiamo tenere presente che comunque abbiamo di fronte un trend di bambini che va appunto dalla terza alla quinta elementare, quindi insomma cercare di non traumatizzarli troppo è chiaro. Però comunque queste domande sono state interessanti perché hanno permesso in molti casi, no? Poi per esempio abbiamo concluso con una cosa molto, diciamo così, che riportava più serenità, che dava direttamente, faceva pensare immediatamente a qualcosa di piacevole, che era la chiusura era se anche all'epoca del questionario, era se anche all'epoca del nonno esisteva la ricreazione, cosa veniva fatto nell'ambito della ricreazione e soprattutto se anche il nonno andava in vacanza.
E questo, badate bene, che ci permette di fare tutta una serie di discorsi con i bambini, perché logicamente voi sapete molto bene il problema del lavoro infantile all'epoca in cui c'erano i nostri nonni, e sapete molto bene, perché lo avrete sperimentato voi stessi parlando con loro, che molto spesso all'epoca di vacanze non se ne facevano, se si facevano erano quelle che si facevano in colonia. Già durante il periodo fascista fu fatta una incentivazione molto 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 forte delle vacanze in colonia, che erano finalizzate alla costruzione di quel corpo forte e sano, che doveva poi portare però un numero maggiore di ragazzi italiani a essere abili per la guerra. E quindi, insomma, vedete che questi aspetti sono tutti aspetti molto interessanti, perché paradossalmente da una domanda così banale come anche tu andavi in vacanza, noi siamo in grado comunque di porre di fronte il bambino a tutta una serie di espedienti di valutazione. Logicamente facciamo anche un laboratorio nell'ambito di questo percorso, il laboratorio conclusivo, che è un laboratorio manuale. È un laboratorio manuale perché dopo la narrazione, se non bastasse a far rendere conto del, diciamo così, percorso diacronico che porta da una scuola dei nonni alla scuola di oggi, noi chiediamo ai bambini di scrivere con il pennino. Noi praticamente abbiamo un banco, due banchi all'interno del museo, che possono essere di nuovo utilizzati, perché sono sia abbastanza stabili da consentire da reggere un bambino, diciamo così, no? E poi abbiamo anche all'interno ancora gli originali calamai, che noi riempiamo di inchiostro per quell'occasione e ridiamo dei pennini ai bambini per fargli scrivere il loro nome e cognome. Non vi dico che cosa salta fuori, logicamente, no? Però è una cosa molto bella, perché il nonno lo rifà a sua volta, fa vedere come utilizzava il pennino, no? Sempre di più, logicamente, per questioni anagrafiche troviamo sempre meno nonni che in realtà originariamente hanno usato il pennino, perché prima o poi, anche perché noi abbiamo nonni che stanno ancora, sono vissuti, nati negli anni 30, ma abbiamo anche già nonni che sono anche già nati negli anni 50, capito? Quindi, insomma, le esperienze sono molto diversificate. Però questa è una cosa, diciamo così, un po' simbolica che noi chiediamo di fare, e logicamente è interessante vedere anche per i bambini come nel giro di poco tempo i sistemi di scrittura si sono evoluti, e siamo passati da un sistema di scrittura fondato appunto sul utilizzo del calamaio, della china e del pennino, ad un sistema di scrittura attraverso l'abiro, che sembra ormai normale, no? Questo è un primo percorso didattico che noi abbiamo effettuato all'interno della classe. Il secondo percorso didattico che abbiamo effettuato all'interno della classe è quello relativo al confronto tra la scuola di ieri e di oggi. Però io in realtà non so, anche se non ha direttamente attinenza con tutta una serie di discorsi che abbiamo fatto fino a questo momento, se forse mi interessa di più, ed è anche un po' più, diciamo così, fruibile alla fine di 3 ore di lezione, un altro percorso didattico, che è quello relativo a Topolini in Abissinia. Forse parliamo di questo perché è un po' più interessante. Topolini in Abissinia. Parlo di questo perché almeno, insomma, non vi devo spargere il capo di cenere appena esco da quest'aula. Poi chiudiamo, chiedo l'ultimo minuto di pazienza. Allora, questo laboratorio per le ultime classi delle elementari, e anche per le prime delle medie, sì, e per le prime delle medie inferiori, Allora, da che cosa nasce Topolino in Abissinia? Nasce dal ritrovamento casuale nel momento in cui noi stavamo ricostruendo l'ambiente sonoro del nostro museo. L'ambiente sonoro è costituito da una serie di inni scolastici del periodo fascista che noi abbiamo ritrovato presso la discoteca di Stato di Roma. A Roma esiste una discoteca di Stato che raccoglie dischi e registrazioni analogiche provenienti da varie collezioni, lì raccolte, e che non sono solamente logicamente registrazioni scolastiche o di inni scolastici, ma c'è di tutto un po'. C'è Claudio Villa e c'è anche queste cose. Ci sono anche gli inni scolastici che noi abbiamo all'epoca non raccolto, e che poi abbiamo manderemo in loop. Voi quando verrete, credo che lo sentirete, adesso non so se verrà attivato, c'è questo ambiente sonoro che ricreano un po' tutti i canti che venivano cantati dentro la scuola, e che uno, se fosse
entrato in una scuola del periodo fascista avrebbe potuto sentire, ok? Mentre facevamo queste ricerche ci vengono a parlare di una fiaba sonora, Topolino in Abissinia. Topolino in Abissinia, pensava a un altro Topolino. No, no, è proprio Mickey Mouse, è proprio Topolino. Allora abbiamo deciso, ci è sembrato che proprio perché parlavamo prima di immaginario, no? Topolino non fa parte dell'immaginario educativo, ma fa parte dell'immaginario infantile di ognuno di noi. E l'immaginario infantile, credetemi, ha straordinari spazi di intersezione con l'immaginario educativo. Allora che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di fare un percorso didattico fondato su questo. Per fare questo però come abbiamo fatto? Beh, abbiamo pensato in sostanza di proiettare un cartone animato del 1935 di Topolino, un originale di Walt Disney, dal quale praticamente emergessero però tutti gli aspetti originari, no, del paladino disneyano, che non sono ovviamente, come potete immaginare, gli stessi del paladino a Disney. Mostra un topolino dedito all'amicizia, di buoni sentimenti e quant'altro. La fiaba sonora, che viene poi fatta ascoltare successivamente i bambini, parla di un topolino che non solo si veste da coloniale e raggiunge la Abissinia per combattere nel 1935-1936 la guerra dei Etiopi, ma addirittura dice che vuole catturare al più presto alcuni mori, alcune persone di colore, per ucciderle, per sterminarle con i gas asfissianti e per utilizzare... Sì, sì, se non vi fidate, dopo ve lo faccio sentire, venite sul studio, ce l'ho là. Per sterminare con i gas asfissianti, uso dei quali era stato a lungo negato, tra l'altro, dalla propaganda fascista, nel dopoguerra, insomma, e non solo, per utilizzare le loro pelli per fare dei guanti per la mamma, per rifare i sedili della balilla, non sto scherzando. Ora, logicamente, voi capite che questo non è Topolino, eh? Quello che emerge molto bene è questo proprio, cioè far vedere ai bambini qualcosa che loro conoscono, il topolino del 1935. Vi posso garantire che voi direte, sì, ma un cartone animato di Topolino del 1935, guardate, ancora adesso sulla Rai ogni tanto li mandano, sono quelli che avete in mente voi, sono del 1935, cioè lo stesso anno in cui il regime fascista, non direttamente il regime fascista, una persona particolarmente zelante, un musicista particolarmente zelante, fa uscire questa fiaba sonora che racconta un topolino completamente diverso. Allora quello che emerge logicamente cos'è? Da un lato la differenza tra l'uno e l'altro, che è la prima cosa che noi diciamo, ma questo è veramente Topolino? Ma secondo te Topolino farebbe veramente queste cose? Logicamente la domanda è retorica e la risposta è altrettanto scontata, ma quello che poi noi utilizziamo è questo discorso per passare a fare un discorso, un piccolo escursus di pedagogia dell'alterità, tema nel quale è specializzato il nostro Gianluca Gabrielli, che sta facendo un dottorato lì con noi, e che praticamente è mirato al far emergere tutti quegli aspetti della propaganda fascista che sono relativi appunto all'additamento del nero come diverso, alla... E quindi voi sapete, capite anche bene l'attualità di questo discorso, no? All'interno della scuola di oggi. Quindi vedete che, diciamo così, i materiali, e chiudo, mi prendo 2 minuti per chiudere, i materiali, la somma di tutto questo è i materiali che sono conservati all'interno di un museo dell'educazione, come dicevo prima, non sono unicamente dei reperti che stanno all'interno delle tre. Sono sicuramente reperti di un passato che però noi siamo in grado, attraverso dei percorsi di valorizzazione e di utilizzo didattico, di tornare a far rivivere e di rendere nuovamente degli oggetti didattici, ok? Degli oggetti di insegnamento. Questo è da un lato una grande sfida, perché vi posso assicurare che noi da questo punto di vista oggi in Italia, non in Europa, perché purtroppo non è vero, non lo posso dire, ma in Italia siamo all'avanguardia. Macerata è una delle università che sta facendo più esperimenti su questo. E fra l'altro permette anche di interagire con le scuole sul territorio, che sono scuole che, come sapete e come sperimenterete presto, hanno molta fame
di avere delle offerte didattiche, delle offerte formative diversificate, presenti sul territorio, che possono permettergli anche di fare formazione al di fuori della classe, e quindi questo credo che sia anche un, diciamo così, un servizio utile che viene dato anche al di fuori dell'università per una comunità come quella maceratese, che credo ne trarrà molto vantaggio per i prossimi anni.